Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Doom 3 BFG Edition Resurrection of Evil. Siamo arrivati al livello Laboratori Phobos, livello 1. Vabbè, la funivia, come vi ho già detto, mi ha fatto venire in mente quando arriviamo ai Laboratori Lazarus la prima volta. Qui sotto si può andare? Sì, c'è... Qual sorpresa! Il lanciarazzi mi serve, eh. Il lanciarazzi serve. Sono contento, dai. Pensavo di mancarlo o che lo prendevo più tardi, invece. Fortunatamente. Ah, se mi sentite un po' tappato, perché comunque ho il naso di nuovo chiuso. Sì. Sì, lo so, non c'è stato un episodio in cui non ho avuto problemi in Doom 3, lo so. Però lasciamo stare, eh. Porca miseria, era il Marine trasformato. Improvvisamente, tutti. Mamma mia, abbiamo iniziato subito col bot, eh. Quello devo beccarlo subito. Dove è andato? Ah, eccolo. Ecco fatto. Ci curiamo. E poi continuiamo. Sembra davvero... Ah no, era solo una mia impressione, era solo un riflesso. Vabbè. A te, come al solito. Ok. E anche questa è fatta. Vabbè. Aspetta, eh. No, no, lui no. Volgar maledetto. Se l'avessi saputo prima. Però sto prendendo un sacco di botte, in questo inizio di livello. E non dovrei. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a capire dove andare. Un Volgar qua davanti. Ah, è il rumore della porta proprio che fa così. Vabbè. Qui c'è un altro medikit. Qua. Questo non scende. L'ascensore è rotto, perfetto. Dobbiamo andare per forza di qua. Ambush qui, sicuro. Ma proprio sicuro. Eccolo. Via. Secondo. No, porta, non ti dovevi chiudere proprio adesso. Ma il problema è che se mi ricapita un altro di quei... Ah no. Ok. Di quelli lì armati di mitragliatrice. Io non ho più colpi però. Vabbè. Un altro ancora. Ancora un altro. Guarda che t'ho sentito spawn. Eccolo, l'avevo sentito spawnare. A questo maledetto. Ci siamo? Posso camminare? Evidentemente no. Via 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 via. Ok. E uno è morto. E anche l'altro no. E anche l'altro. Posso? Posso scendere? O nemmeno quello posso fare. Ci sono dei razzi qui. Lo sapevo, guarda, lo sapevo che avrei dovuto prendere anche il medikit poi. Una bastardata, però. La chiave non ce l'ho. Quindi suppongo che devo andare direttamente di fronte. Se non mi sbaglio, questo è proprio l'exit. Oh, che schifezze. No! No! Sto livello...
Sta iniziando a gettarci un sacco di nemici contro. Ecco, appunto. No, ma quanti ne erano? Quanti ne erano? E devi dire che proprio prima ho usato il medikit per prendere i colpi del lanciarazzi. Non sparare. Ce n'è un altro. Sì, ne erano in tre, ve l'avevo detto. Ne erano in tre. Quello lì lo devo beccare prima o poi. Dai, mostrati però. Credo sia morto, perfetto. Allora, facciamo una bella cosa, eh. Cerchiamo i medikit, perché ragazzi, io non mi aspettavo un'accoglienza così, sinceramente. Allora, qua l'ho preso. Sono sicuro che là l'ho preso. Quando l'ho preso non me ne sono neanche reso conto. Allora, ce n'era uno proprio indietro, 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 prima della... di laboratori, prima di qua. Me lo ricordo. Posso tornare indietro, vero? Me lo ricordo, era tipo qua all'inizio. Allora, un po' d'armatura l'ho trovata. Però aspetta, forse posso. Ecco. Togliti. Ok, e quella come la prendo? Ok, forse così. Ole. Ah, giusto. Che cretino, potevo tirarmi anche gli oggetti. Anche gli oggetti si possono tirare, sì. Anche i consumabili. Me lo potevo direttamente tirare. Comunque, mi sono curato. E adesso andiamo a curarci. Qua. 93. E ho consumato tutta la stazione della salute. Direi che stiamo andando bene. Proprio. Andiamo avanti, dai. Non ci pensiamo troppo, tanto oramai. Ah, giusto, ce ne sono anche altri. Vabbè, questi penso che prima o poi dovrò tornare qui e ci sarà un'altra ambush. Quindi c'è anche un medikit qua. Perfetto, nel caso che no. Qua non si vede nulla. Ma è soltanto un magazzino. Vabbè. Dai, un Vulgar, lo sapevo. Dai, perché non si rompe? Ma con quale salto? Ma con quale salto? Con quale salto mi ha attaccato? Allora, vedo ci sono le granate. Vabbè, lasciamo stare. Ok, ho trovato un po' d'armatura che mi serviva. Mamma mia, ma quanti nemici mi stanno tirando dietro, ragazzi? Quanti nemici mi stanno tirando dietro? No, c'è qualcun altro. C'è qualcun altro. Porca miseria. Aspetta, deve arrivare il tizio con il braccio. Eccolo lì. Poi c'è il Vulgar. Che ovviamente lui è onnipresente. Poi dobbiamo cercare di beccare quei due. Se oramai si saranno pure nascosti. Eh sì. Allora, mi sporgo piano piano e becco solo quello per il momento. Aspetta, eh. Credo sia morto quello. Poi... Dai, ma come hai fatto a sopravvivere? Come hai fatto a sopravvivere? Ti ho sparato da vicinissimo. Ok.
Questo lo prendiamo. Oh, un teletrasporto. E qui, se non mi sbaglio, dovrebbe comparire per la prima volta un altro nemico nuovo. Il Bruiser dovrebbe comparire, se ricordo bene, se la memoria non mi inganna soprattutto. Allora, mi sembra che qui si dovesse attivare. Eccolo qua. Non mi sembra che ci sia quella stupidaggine di scegliere per il teletrasporto. Ok. Ma l'ho scelta la destinazione, ma sei deficiente. Selezionata piattaforma 1. Eccolo. Purell Knight. Era quello che temevo. Devo reindirizzare l'energia al teletrasporto. Usa lo Skytram e raggiungi il settore di ricerca. Ci troveremo là. Dove cacchio sta andando? E vabbè. Oh mio Dio, ma voi... Posso uscire? Posso uscire? No, evidentemente no. Ma quanti cacchio di Revenant ci sono? Ne ho uccisi già due. Altri due qui fuori. Dai. No. Ok. Oh, me la son cavata con delle granate, Ma l'El Knight che fine ha fatto, però? Ma basta spawnare! Mo' chi è? Un altro Revenant. Un altro Revenant. Ok. Ok. Energia insufficiente. Ok, qui non possiamo più andare. Però tutti questi nemici è una cosa assurda. E sto gioco non mi salva. Perché non mi salvi il gioco? Che ho una paura. Oh. Oh, meno male, dai. Vabbè, aspetta, Tu ti dai una calmata. Sentito qualcosa? Eccolo là. C'è un altro Vulgar che è salito su, L'ho visto. È salito su per questo tubo. Eccolo. Voleva farmi la sorpresona. Ma io già avevo visto. No. Ok. Non ci siamo tolti sto coso di mezzo che... Oh 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 oh. Ok. Qua due sono le cose. Oh, questo livello dura tantissimo, questo livello dura pochissimo. Vabbè. Chi è spawnato?
merda. Lo sapevo. Lo sapevo che mi attaccavi alle spalle. Ok, dai. Ma chi sono tutta sta gente? Oh! Vabbè. Ah! Cavolo! No! Va bene. Ok. Ok. Piano. Suppongo che devo andare qui, che altrimenti non mi avrebbero attaccato. C'è un armadietto. Scendiamo prima sotto, scusate, eh. Volevo controllare lì sotto che c'era, perché ne ammazza di due. Laboratori Phobos. Il livello è lunghissimo. Allora, in secondo che vedo il codice. Allora, Resurrection of Evil. Questo è l'armadietto 042 714 dovrebbe essere. 714. Ok. Erano dei colpi. Perfetto, non era nemmeno niente di importante, però. Ehi, vabbè. Oh, che cavolo. Mi nascondo un nemico così grande dietro una porta. Se non era armato di doppietto, probabilmente saremmo qui subito. Ok. Posso uscire? Bernard Fresco. Allora. Registrazione del tecnico di laboratorio Bernard Fresco, 1 dicembre 2015. Come richiesto dalla sicurezza, ho cambiato il codice per l'armadietto 042 in 714. Non capisco perché sia così importante che registri il codice un po' di nuovo personale. Ho ripulito e riordinato l'equipaggiamento in vista dell'imminente spedizione. Un po' di fortuna, la prossima squadra non scoprirà cosa è successo nella precedente esplorazione. Che casino. Non mi stupisce che ogni volta ci siano dei volontari. A quanto pare la paga extra non è abbastanza alta. Ammetto di essere parecchio curioso riguardo l'intero processo di sangue. Mi chiedo come sarebbe potuto intervenire nella squadra. Ah, che coraggio. Anche se potessi, avrei le mani. Grazie. Bernard Fresco, chiudo. Vabbè. Non so se vi ho alzato il livello dell'audio, perché dice semplicemente Bernard, voglio che cambi la combinazione degli armadietti della tua zona. Il nuovo codice è 591 398 714. Ok. Ma quante volte l'hanno cambiato? Bernard, sembra che tu non abbia ancora cambiato la combinazione degli armadietti. Tieni in conto che sarai responsabile di qualunque problema. Vabbè, oh, ma state calmi. Mamma mia. Allora. Ah, siamo tornati qui. La chiave. Ma non c'era tutta sta roba prima qua? Oh signore, no. Aspetta. Ma aspetta. Non dietro, vi prego, non dietro. Ecco. Quanti cacchio di revenant ci sono? Oramai mi sto divertendo a lanciargli le granate, perché è l'unica cosa che posso fare. Ce n'è un altro.
c'era un altro. L'ho sentito distintamente, eccolo lì. Cavolo, sto consumando le granate come non ho mai fatto prima. Allora, sistemi attivi. Aspetta, ma e lì dietro che cosa c'è? Se qui c'è scritto sistemi attivi, perché non si apre? Va. Mamma mia. Comunque sto livello vi tira tanti di quelli. Vabbè. Vi tira tanti di quei nemici addosso, stavo dicendo. Scendo un secondo, magari troviamo qualcosa di utile. Oh, plasma gun! Mio, assolutamente mio. Non esiste. Quest'arma è l'unica arma che mi mancava veramente, perché adesso con il contro Revenant c'è un'arma ancora più potente e più performante. Quest'arma, se non lo sapete, se non avete seguito i miei precedenti episodi di Doom 3, è in grado di rompere i proiettili del Revenant molto più facilmente rispetto alle altre. Ok, e adesso? Wow. Perché mi ricorda tanto Oddworld? Sto fatto. Ah sì, mi ricorda quando si vanno negli Zulag, è vero. Bellissimo anche quel gioco. Ok, decompressione. Vi prego, non fatemi la bastardata che appena scendo succede qualcosa. Vi prego. C'è l'Hell Knight. Ok. Perché mi ha tirato addosso quel tipo qui? Non lo so, però vabbè. Contento lui. Certo è che sta funivia è proprio lentissima, eh? È proprio lenta. Lì è dove siamo partiti. Mi sembra di sì. Accidenti. Siamo così lontani. Questa sembra l'uscita, in effetti. Vi prego, niente nemici qui. Niente nemici qui. Non c'è spazio per combatterli. Skytram, perfetto. Se scendiamo di qua, che cosa c'è? Qui sotto. Dai, ditemi che c'è qualcosa. Deve esserci qualcosa. No, non c'è niente. Vabbè. Questo livello è stato immenso comunque, veramente grande. Però almeno adesso è finito. Andiamo ai laboratori Phobos 2. Comunque, stiamo andando avanti, ragazzi. Abbiamo con questo livello superato la metà di Resurrection Evil nella campagna. Quindi mamma mia, quanto ci mette a caricare, eh? Localizza la dottoressa Elizabeth McNeil. Perfetto, siamo arrivati. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me anche per questo video. Ci vediamo alla prossima, sempre qui con Doom 3 Resurrection Evil.